Difensore civico, il Consiglio regionale approva la risoluzione sull'attività del 2023. Al Salone del Libro di Torino un evento organizzato da Giunta e Consiglio per ricordare Matteotti. Mostre la pittura poetica di Leonardo Cherubini, inaugurata la mostra Frammenti d'animo dell'artista toscano nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo del Pegaso. Osservatorio regionale per la legalità in Toscana, funzioni e compiti del nuovo organismo. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione sull'attività del difensore civico regionale per l'anno 2023. La risoluzione, nell'esprimere apprezzamento e soddisfazione per i risultati conseguiti dal difensore civico, impegna a sostenerne l'attività anche attraverso la partecipazione al coordinamento nazionale dei difensori civici delle regioni e delle province autonome italiane, a promuovere la diffusione della conoscenza della difesa civica e dei servizi resi gratuitamente ai cittadini, a sostenere l'attività di tutela in ambito sanitario, favorendo il percorso di collaborazione e confronto tra gli interlocutori istituzionali territoriali del settore e la valorizzazione delle commissioni miste conciliative, quali organismi di tutela di secondo livello, a rafforzare ed ampliare l'attività di conciliazione già attivata per il servizio idrico, a sostenere l'implementazione degli accordi di collaborazione con le province toscane, anche attraverso l'apertura di nuovi sportelli di difesa civica sul territorio regionale. La proposta di risoluzione è stata illustrata in aula dal presidente della Commissione Affari Istituzionali, che ha evidenziato i risultati raggiunti nell'anno 2023 e l'impegno a continuare a sostenere l'azione del difensore civico regionale. Sentiamo le parole di Alessandro Mazzei, direttore generale dell'Autorità Idrica Toscana, e di Lucia Annibali, difensore civico. Oggi si illustra quello che è un'attività che ormai è entrata a pieno regime, che è quella del sistema della conciliazione, appunto, con un organismo appositamente creato in Toscana, gestito dall'Autorità Idrica Toscana insieme al difensore civico e ai gestori del servizio idrico integrato, e che consente a tutti gli utenti che hanno fatto reclamo per una qualsiasi motivazione di servizio subito o un torto ritenuto tale dagli utenti e che non hanno avuto soddisfazione dai gestori, nelle risposte dei gestori, di poter avvalersi di questo strumento, che è anche tra l'altro obbligatorio prima di accedere poi alle vie legali, alle famose vie legali, quelli con ricorsi contenziosi e quant'altro. Quindi è uno strumento molto importante, soprattutto a tutela degli utenti, che serve anche per non ingolfare i nostri tribunali di pratiche che in genere si possono risolvere con un approccio più conciliativo, appunto. È un'attività per noi molto importante, servirà oggi per fare il punto sulla situazione, quali sono i dati, il procedimento. Il difensore civico, attraverso i suoi funzionari, svolge attività di mediazione all'interno dell'organismo di conciliazione per il servizio idrico toscano, e proprio ieri, in occasione della illustrazione della relazione annuale, abbiamo confermato per noi l'importanza di questa attività, di questo nostro impegno, confermando il nostro impegno nei confronti di IT. Anche i numeri sono soddisfacenti, perché su 153 richieste di conciliazione, 117 sono state quelle svolte dai funzionari del difensore civico, quindi con un esito del procedimento molto soddisfacente. Quindi sarà una bella occasione anche per ribadire il nostro impegno su questa attività. Terminato da alcuni giorni il Salone del Libro di Torino, tra le iniziative in programma vogliamo ricordare quella dedicata al centenario della morte di Giacomo Matteotti, con la presentazione del libro di Aldo Cazzullo, Giacomo Matteotti, ritratto per immagini. L'evento, organizzato da Giunta e Consiglio regionale insieme a Pisa University Press, Università di Pisa, è stata l'occasione per un dialogo tra presente e passato. Presente anche la Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale, che insieme alla Giunta ha organizzato la presentazione del libro. Sentiamola e poi sentiamo le parole dell'autore.
Il Consiglio regionale ha collaborato a questo evento posto nel calendario ufficiale del Salone del Libro di Torino. Stamattina nella Sala Oro del Padiglione Oval abbiamo ascoltato Cazzullo raccontare le parti del suo libro in cui si affronta il tema delicato del ruolo di Mussolini nell'omicidio Matteotti e tutto quello che ne conseguì e le reti di relazioni che furono toccate da questa truce e turpe vicenda, come molte altre che caratterizzarono quell'epoca. È un momento importante, è un centenario che ci ricorda che, come ha detto Cazzullo, se oggi non riusciamo a mettere una lapide a Roma con su scritto Giacomo Matteotti ucciso dal fascismo, abbiamo davvero un problema, benché problema sia una parola antipatica che non ci piace usare. Noi siamo orgogliosi che il Consiglio regionale e che la Toscana siano stati a fianco di Aldo Cazzullo in questo momento importante dal valore non soltanto letterario ma soprattutto civile. Ma evidentemente non è una memoria condivisa, tant'è che non è stato possibile mettere sul muro della casa dove viveva, dove fu rapito Giacomo Matteotti, una lapide che lo ricordasse in quanto martire dell'antifascismo, insomma vittima del fascismo. Purtroppo l'Italia è così, quello che possiamo fare è ricordare. È ovvio che, siccome poi quando uno dice queste cose gli dicono ma tu stai dicendo che sta tornando al fascismo, ovvio che non sta tornando al fascismo. Ci sono però ancora in Italia molti fascisti e molte persone che non hanno un giudizio negativo del fascismo perché non sanno o non vogliono sapere quello che il fascismo ha rappresentato nel nostro paese. Giacomo Matteotti è una figura luminosa, una figura di socialista riformista, un socialista che non voleva la rivoluzione, voleva migliorare le condizioni dei lavoratori. E si scontrò con Mussolini, quando invece Mussolini era un massimalista, un rivoluzionario, e poi, divenuto fascista, lo ha fatto ammazzare. È giusto ricordarlo, come fa la Regione Toscana, non solo come martire, ma come uomo di pensiero, uomo di coraggio, un uomo che dimostra che la politica può essere fatta al servizio dei cittadini. Era già il leader giovanissimo del Partito Socialista Unitario, che a dispetto del nome nasce da una scissione, quando se ne vanno appunto i massimalisti, sarebbe stato un dirigente che avrebbe reso l'Italia un paese migliore, come lo erano Giovanni Amendola, liberale, come lo erano Piero Gobetti, liberale, come lo era Antonio Gramsci, comunista eretico, no? Marxista critico, come lo era Don Giovanni Minzoni, ucciso a bastonate, come lo era Don Sturzo, costretto all'esilio, come lo era Alcide De Gasperi, imprigionato. Il fascismo, con molte cose negative che ha fatto, ha privato l'Italia di una classe dirigente che l'avrebbe governata meglio di come ha fatto Mussolini. Non facciamo paragone con il passato non torna e ci mancherebbe altro che tornasse, le cose non succedono mai allo stesso modo con lo stesso nome. Quando vediamo che ci sono ancora xenofobia, nazionalismo esasperato, razzismo e guerra, non vuol dire che sta tornando il fascismo, vuol dire che alcune idee del fascismo non sono morte e tocca a tutti, alla destra di governo per prima, combattere queste idee. Proseguono le mostre a Palazzo del Pegaso che ci fanno conoscere artisti toscani di assoluto rilievo e nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi si è aperta con successo la mostra di Leonardo Cherubini Frammenti d'animo a cura di Maria Giovanna Cutini. Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente di minoranza del Consiglio regionale sono intervenuti la storica dell'arte Maria Giovanna Cutini e l'artista Leonardo Cherubini. Sentiamo le parole di Maria Giovanna Cutini, critica d'arte, poi l'artista Leonardo Cherubini, infine le parole del vicepresidente del Consiglio regionale. Ma una mostra importante, Leonardo Cherubini è un artista toscano, nasce a San Giovanni Valdarno, ma vive a Reggello con la moglie e due figlie, dove convive appunto con la sua bottega d'arte. Leonardo Cherubini non ha una formazione prettamente artistica, in quanto si iscrive al liceo linguistico e è laureato dal 92 presso l'Università degli Studi di Firenze in architettura, quindi dove svolge la professione di architetto, ma da una vita si occupa di arte, da oltre 20 anni si occupa di pittura, l'arte è il suo grande amore, amore che gli viene trasmesso dalla zia materna fiorentina che lo accompagna nei colori, nelle luci, nelle forme e quindi questo amore per la pittura più che l'architettura, mi dice Leonardo, in quanto per quanto riguarda l'architettura, nell'architettura è legato a degli schemi, a delle regole, a dei vincoli, con la pittura è libero, la libertà, il tempo, la dimensione temporale, in quanto mi dice
dice appunto Leonardo, che ogni quadro poi è oggetto di rifacimento, parla di prassi di rifacimento. Un quadro non è mai un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Chi è Leonardo Cherubini? Leonardo Cherubini non è un artista né figurativo né astratto. Io le ho ritenuto, diciamo, un artista, talvolta diventa informale, talvolta diventa materico, tanto che, diciamo, la sua arte può essere suddivisa in tre fasi particolari: la realtà, i frammenti e la materia. Nella realtà ancora è legato in qualche modo alla figura, ma non è mai né descrittivo né verosimigliante, anche se c'è un fil rouge, diciamo, nelle sue opere, che costituiscono il focus della sua composizione: la figura, un paesaggio, una torre, un campanile, una sfera, una giostra, ma sempre all'interno di uno spazio decontestualizzato. Poi arrivano i frammenti dove la figura viene destrutturata, si decostruisce in rapporto anche al periodo del decostruttivismo in architettura, ed ecco appunto queste figure che hanno un qualcosa di poetico, di lirico, fino all'ultima fase, quella materica, la materia. Qui vediamo che le opere assumono un valore particolare, più materiali: la carta, il cartone, il gesso, la resina, la foglia d'oro, e quindi ecco questi colori che vanno dal lapislazzolo, dal rosa, dal celeste, quindi questi bianchi, bianchi come la neve, che, come ho scritto nel catalogo, diventano cristalli di ghiaccio che luccicano al sole. Ed ecco la foglia d'oro, queste, diciamo, pezzature di sole che senz'altro si rifanno ai grandi ricordi storici importanti appunto di Cherubini, che sono Klimt, che sono la pittura orientale, che sono le grandi maestà qui conservate a Firenze, agli Uffizi, di Duccio, di Cimabue, a fondo oro. Ma vorrei ricordare un Cherubini talvolta malinconico. Io ho parlato di una serena malinconia, una sorta di mestizia, se vogliamo, nelle sue opere, che evocano anche un Piero della Francesca, alcuni silenzi, per poi terminare con quelle che sono, secondo me, fra le cose veramente, uso questo termine, più belle di Leonardo Cherubini: la figura umana, questi nudi femminili, queste donne splendide dove si evince la forza, l'energia, il pathos, la carnalità, la fisicità di Leonardo, ma mai descrittive, mai narrative, all'interno di spazi decontestualizzati dal reale, queste forme morbide, estremamente sensuali. Venite a vedere questa mostra molto bella qua al Palazzo del Pegaso e, come io dico sempre, viva l'arte! Grazie. È una sensazione bellissima, anzi devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato una mano a fare questa, ad allestire questa mostra e in una location così prestigiosa. Cioè, qui siamo proprio al centro, no, dell'arte. Davanti abbiamo Palazzo Medici Riccardi, di là abbiamo il Duomo, cioè qui siamo al top. E la sensazione è bellissima, anche perché gli spazi sono veramente adatti a questa esposizione. Abbiamo cercato di mettere insieme i due periodi che sostanzialmente contraddistinguono la mia attività, cioè il periodo più figurativo, che risale a qualche anno fa, e il periodo invece più materico, in cui poi la realtà si va a disperdere quasi in una serie di colori, forme, piuttosto che materie. Però abbiamo voluto fare un qualcosa di in qualche maniera integrato, cioè non una sala tutto figurativo, non una sala tutto materico, ma in modo da dare anche a chi viene poi a visitare, a vedere, una, diciamo, un qualcosa che non stanca, che non è ripetitivo. E mi sembra che comunque ci siamo riusciti e che il risultato sia di grande soddisfazione. Sono particolarmente contento che questa mostra oggi venga inaugurata. Lasciatemi dire, una mostra che è stata voluta da più soggetti anche del territorio, perché ci credevano fortemente nell'arte di Leonardo Cherubini, e oggettivamente vedere così bene abbinati, ecco, i colori, diciamo, di questi quadri in questi saloni così suggestivi, assolutamente è la testimonianza che chi ci ha creduto ha fatto molto bene. Questo lo devo riconoscere. Leonardo Cherubini è figlio della terra del Valdarno, della terra di San Giovanni, quella terra che ha dato i natali a Masaccio, e dietro
il suo lavoro c'è indubbiamente uno studio che porta poi a giustificare il titolo della stessa mostra, Frammenti d'animo. Ecco, che cosa notiamo in Leonardo Cherubini? Uno studio che riprende naturalmente dalla sua professione di architetto, dove nello sfondo vediamo sicuramente apparire degli elementi architettonici, ma poi arriviamo alla scomposizione della figura che diventa enigmatica, diventa particolarmente suggestiva, e quindi questo cattura, ecco, il nostro pensiero, ci invita a una riflessione, a una condivisione delle sensazioni e dei pensieri dell'artista. Quindi indubbiamente una mostra che è molto riuscita e che dimostra, ecco, anche la conoscenza dell'arte da parte del pittore, da Cézanne a Picasso, e questo è particolarmente significativo per una testimonianza di una cultura generale che si sposa bene in queste sale. L'Osservatorio regionale per la legalità in Toscana, organismo istituito per raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose, ha iniziato nei primi mesi dell'anno il proprio lavoro. Il presidente, Don Andrea Bigalli, parla di funzioni e compiti dell'Osservatorio. Allora, innanzitutto coordina tutte quelle realtà di conoscenza, di riferimento, di collegamento anche, giusto appunto, che vertono intorno alla questione della legalità. Legalità è un termine che rischia di essere anche un po' oppressivo e riduttivo, ma significa molto semplicemente garantire ai cittadini e alle cittadine del vivere nel miglior modo possibile, perché questa è la legge. La legge è uno strumento per la vita collettiva, la legge è uno strumento per consentire, per esempio, che non ci siano soprusi di sorta. È lo strumento perché le aziende possano produrre in piena autonomia rispetto appunto a istanze criminali, ma nel contempo al loro stesso interno applino tutte le normative sul lavoro nel miglior modo possibile. Insomma, legalità in senso ampio è la possibilità di capire una società nel suo evolvere, perché la legge evolve insieme alla società. Allora, noi abbiamo dedicato molto del nostro lavoro al caso Cheu, che ci è sembrato anche emblematico di tutta una serie di dinamiche che rischiano di essere veramente non soltanto l'infiltrazione nel tessuto economico, ma anche questa prospettiva del lavoro che diventa in qualche modo una sorta di cavallo di Troia per i movimenti delle associazioni criminali di stampo mafioso. Mi spiego. Se un imprenditore acquisisce dei servizi rispetto alla propria attività a un prezzo sospetto, è chiaro c'è qualcosa che non va. Quindi sul caso Cheu nello specifico, smaltire a quel prezzo significava automaticamente capire che c'era qualcosa di poco chiaro. Ecco, noi abbiamo lavorato su questo caso in particolare perché oltre all'urgenza storica ci è sembrato veramente qualcosa su cui lavorare nella prospettiva di quello che sarà. Poi sicuramente alcune audizioni sono state particolarmente significative. Per esempio le Camere di Commercio ci hanno ripetuto la loro disponibilità a incrociare dati con le forze dell'ordine, le forze del lavoro, che anche oggi dobbiamo ascoltare, ci hanno prospettato un quadro che complessivamente ha le sue fatiche e le sue difficoltà. Anche in Toscana abbiamo caporalato, anche in Toscana abbiamo grandi difficoltà per quanto riguarda anche proprio il meccanismo del controllo di quello che accade nei cantieri, e a riguardo ci dispiace aver in qualche modo anticipato qualcosa di così drammatico. Via Mariti ci ricorda che, come abbiamo appunto, come ci siamo permessi di suggerire, che bisogna potenziare gli ispettorati sul lavoro nella maniera più assoluta, perché tutti noi sogniamo una società in cui le persone si regolano da sole, ma questa società è ancora là a venire e quindi bisogna investire sul controllo. Ritorno a quanto dicevo prima, l'importanza di collegare le banche dati, su questo insistono molto le forze dell'ordine, la magistratura anche se pronunciata a più riprese, perché abbiamo bisogno di controllare per esempio il sorgere di nuove imprese mentre avviene, con la possibilità appunto di svolgere i controlli che la legge prescrive.
Dall'altro canto c'è questa dimensione che anche noi segnaliamo, come Libera segnaliamo da tempo. Le mafie italiane si stanno ritirando negli ambiti della cosiddetta economia legale, dove però il confine fra illegale e legale diventa sempre più labile. E come accade in altri settori produttivi, rischiano veramente di appaltare a altre mafie quelli che sono servizi che magari non hanno più voglia di fare o che diventa un po' compromettorio svolgere. Da questo punto di vista, ricordiamoci, non si impianta una mafia in Italia provenendo dall'estero senza il consenso delle mafie locali all'interno di una strategia determinata. Certo, pare che la mafia albanese stia crescendo in competenze, anche in aggressività nelle attività, e sembra che stia diventando una seria interlocutrice, forse addirittura una rivale dell''ndrangheta per quanto riguarda lo spaccio della cocaina. Teniamo conto che, nonostante tutta la buona volontà, per esempio ancora le forze di polizia e i carabinieri, quindi le forze dell'ordine in quanto tale, fanno un po' difficoltà a mettere in atto le strategie. I tavoli regionali sulla sicurezza sono stati momentaneamente accantonati, invece secondo me diventa qualcosa di sempre più urgente, perché ovviamente il concetto di sinergia diventa fondamentale. Abbiamo bisogno veramente di essere sempre più capaci di accedere a dei dati che abbiamo bisogno di aver disponibili in tempi rapidi, perché le mafie si muovono velocemente e evolvono continuamente. Questo forse è anche l'elemento più significativo che bisogna annotare in senso negativo. Rischiano di essere sempre un passo avanti a noi. Signori, questa è una situazione che si era già segnalata con il Covid. C'è un sacco di imprese che sono in difficoltà, che hanno vissuto la fase della pandemia in maniera drammatica. È chiaro, lì si sono inseriti quelli che hanno i contanti e ne hanno tantissimi. Operazioni di genere sono delle lavatrici perfette, e quindi insieme all'altra frontiera si sta definendo sempre più, con sempre maggior chiarezza, che il web e la moneta elettronica. Bisogna tenere presente che queste saranno le dinamiche su cui essere particolarmente allertati.